Si è tenuta sabato 22 luglio l'edizione 2023 di A un passo da te, lo spettacolo che la CEM Pesaro dedica ogni anno a Riccardo Valeri, grandissimo atleta di questa disciplina e storico allenatore della società pesarese, scomparso prematuramente all'età di 44 anni. A ricordarlo sono state tutte le pattinatrici della CEM che, guidate dall'allenatrice Arianna Allegrucci, hanno proposto spettacoli collettivi ed esibizioni singole. Da Denise, la più piccola della società, alle veterane Sara Guerriere e Martina Orazzi, entrambe allenate da Riccardo, che sono tornate a indossare i pattini e assieme ad Arianna hanno dedicato un terzetto al loro allenatore ed amico. Un pensiero a Riccardo lo ha lasciato anche l'assessore Mila Della Dora. Io ho avuto il privilegio e la fortuna di pattinare con Riccardo, per me era un grande amico, una grande persona, un grande uomo. L'ho ritrovato poi anche in un'età adulta ed è sempre stato così. Era vicino a chi aveva bisogno, capace di sorridere, capace di aiutare tutti. Essere severo anche quando serviva, perché poi anche l'ho visto allenare e quindi quell'aspetto, diciamo, di rigidità e anche di padre, ma sicuramente di grande amore per quello che faceva. Tanti gli ospiti della serata: Aurora D'Onofrio dell'Ancona Skating, società molto legata a Riccardo, Michela Troiani, medaglia d'oro 2019 della Coppa Italia, Veronica Gioacchini, anche lei dell'Ancona Skating ma che sotto la guida di Riccardo ha indossato la divisa della CEM Pesaro, Camilla Gambelli, campionessa regionale Jeunesse 2023, e Rebecca Tarlazzi, premiata come miglior atleta del CONI e vincitrice di 15 titoli mondiali sia in coppia che in singolo. Dall'omaggio a Barbie agli storici collettivi, alcuni dei quali coreografati dallo stesso Riccardo, la CEM Pesaro ha regalato una serata piena di emozioni nell'attesa di tornare a pattinare anche il prossimo anno a un passo da te. Oh, oh, oh.